Salve a tutti ragazzi, sono Kingslave Corporation e oggi andiamo avanti con God of War. Mi raccomando di seguirmi su Instagram, su Twitch e su YouTube come Kingslave Corporation. Oggi, che faremo oggi? Andiamo a distruggere le altre Valchirie, che ne mancano 4, quindi due a... no, una ad Elheim, una ad Alfheim, una a Muspelheim che l'abbiamo già fatto, quindi ne mancano 3. E un'altra Niflheim, però da Niflheim dobbiamo sbloccare la runa del viaggio, quindi sappiamo dove andare. Ah, è vero che eravamo qui. Messica. Vabbè. Salve, buonasera. Aspettate, scusate ragazzi, voglio andare a cercare altari. Ah, secondo me l'altare è l'ultimo, è Konyusgard. Sì, un altro è Konyusgard. Allora, sinistra o destra? Andiamo a sinistra. Oh, bene. All'opposto. Altro campo mortale. Pensando, perché non lasci che sia il ragazzo a portarmi per un po'? E farti perdere questo? No. Te la stai godendo, non è vero? Fai quello che devi, fratello. Finché gli dèi rabboniranno. Siamo freschi. Ma aspettano solo noi. Ora possiamo decifrare le rune di Nietzsche. E c'è anche una runa del viaggio. Vuoi partire? Non ancora, Treus. Attento!
ben fatto. Troppo forte. Preparati. La parte più difficile è cancro. Scusate. Ah, un altro tipo. Variare è importante. Mamma mia! Raga, potevo morire. Ci potevo morire. Oh. Già sono dovuto dare gli altri pezzi. Roma! Quanto odio questa parte. Lo so. Non ne ho mai dubitato. Vero. Lasciali in pace. Direi che non si riferisce a noi. Arrivo subito, ragazzi, prendiamoci sto pezzos. Padre Occhio!
meglio smettere di dire capovolgiamo il tempo. Lo fa sembrare una cosa normale. Funzionare, ricordate, TYR aveva un buon motivo per creare questi ostacoli. Tenne Jotunheim fuori dalla portata di Odino, ma il mondo non è in pericolo. No, c'è speranza. Ora lavoriamo tutti insieme, uniti. Ecco cosa diceva la runa sulla porta per questo luogo. Siamo sul cammino di TYR. Aspetta, ah, ok. No, perché sono un esterno. Usa le gambe, fratello. Lui lo sa. Cerco solo di dire. Dalla tua parte, fratello. E poi non siamo morti, il che non è male. Là, a sinistra. Penso che da lì potremmo arrivare alla stanza del viaggio tra i regni. Fa un altro giro e basta. Troveremo. Con Dio c'è sempre di mezzo lungo. Che è questo? Lo vedi, Mimir? Nessuno può farcela da solo. Gli ostacoli sono delle prove per verificare che noi siamo in grado di batterli. Saremo anche in disaccordo, io e mio padre, tu e Freya, Brock e Sindri. Ma se collaboriamo, siamo una squadra. È questa la prova di TYR. Ecco perché ce la faremo fino a Jotunheim. Hai sentito? Il ragazzo ha trovato il suo equilibrio. Cosa significa? Significa che sei saggio, Atreus. Ed è bello sentirti così. Sapevo che il tempio andava capovolto. Guarda, quell'albero è testa in giù. O siamo noi? Non lo so più. Pronto? Vai. Ragazzo, il tuo pugnale. Allora, che cosa abbiamo? Una specie di pietra del viaggio. Fammela vedere. Per la grande Audumbla, questa è la pietra dell'unità. La conosci? Non ero sicuro che esistesse. Se TYR la possedeva, si spiega come potesse visitare tutti i regni e altre terre, per di più. La conservava nel pannello rubato da Odino. Sì. Sì, è così, ho capito adesso. Ritraeva TYR che camminava nel regno tra i regni. Sai che non si deve deviare dalla retta via. Beh, TYR seguiva sempre una strada tutta sua, se capisci che intendo. Il regno tra i regni.
Secondo te l'altare raffigurava Tyr che scendeva da un ramo dell'albero del mondo? E pensi che allo stesso modo potremmo raggiungere il sentiero per Yodel? Era questo che avevi in mente, vero? Bene, okay, io preferirei che per ora non ci buttassimo giù dall'albero del mondo. A tempo debito. Ah, davvero? Ma ragazzi, devo andare prima dell'aria. C'è tutto. Non ci credo, siamo tornati a Elle. Almeno non siamo dal lato del ponte in cui ci torturano le visioni. Fa così freddo che mi si congela la salita. Artefatti, corvi, forzieri. Passeggiata. Manca tanta roba. Però è bello pure questo, eh?
cosa della tempesta eterna. Ho capito, c'è una valchiria. Già. Beh, la vogliamo combattere? C'è uno spirito intrappolato qui. Taci, testa. Buona fortuna, amici. Avanti, nemici. Ah!
anch'io. Retina. Grazie, sono libera. Ma perché mi hanno reclusa? È stata la tua regina. Ma perché Sigrun ci avrebbe ostacolato? Questo è il mistero che stiamo cercando di risolvere, signora. Avete idea del perché l'abbia fatto? No, senza le Valchirie i morti in battaglia non vedrebbero mai il Valhalla. Elaine tracimerà delle anime dei caduti e inonderà Midgard con un mare di cadaveri vendicativi. Non esiste disonore più grande per una Valchiria. Devo andare, devo fermare questa marea. Addio. Ecco la tua risposta, Mister. La regina si oppone a Odino. Ha imprigionato i Valchiri e assassinato. Sigrun odiava Odino, certamente. Ma il suo dovere, la sua responsabilità, avrebbe davvero tradito queste cose per vendicarsi di Odino? Io non credo. Io sì. Dobbiamo trovare la regina. Dobbiamo fermarla. Mi dispiace, Mimir. Non devi dispiacerti. Sigrun se l'è cercata. Spero solo che... Beh, sperare non porta da nessuna parte. Temo di non saperlo. Potrebbe essere ovunque, in ogni regno. La troveremo. Dobbiamo trovarla. Midgard conta su di noi. Sarà il nostro capolavoro. Abbiamo solo bisogno di un aiutino.
questo è sistema. Alzate i tacchi o battete la porta. Allora. Per la cronaca, non voglio tornare mai più qui, grazie. Una a destra è veramente attraverso le porte bassine. Guardiamo. Letteralmente trovate la strada che porta uno spazio aperto. Bene, ottimo. Qui abbiamo finito. Possiamo andarcene via, a casa, al caldo. Lollo DJ 6, grazie per avermi seguito. Puoi mettere la webcam? Peccato che non ce l'ho la webcam. Se no l'avrei già messa. Non posso farci niente, non ce l'ho la webcam. Comunque grazie per il messaggio. Dove sarà mai? Grazie, grazie. Allora, mentre ci sei il punto di vista, guardiamo.
Ma io come posso fare? Come lo trovo io? Allora, mentre deve essere ponte verso il guardiano, lateralmente dovete notare che ho fatto uno spiazzo aperto. Io vorrei trovare questo spiazzo aperto, ma non so dove. Qui dentro? No. Ehi, dai un'occhiata. Dove? Da Roma! Ragazzi, cioè non riesco a fare il figlio, davvero. Beh ragazzi, io chiuderei qui la live. Ringrazio LolloDJ06 per avermi scritto i messaggi davvero consigliati. Grazie mille. E, signori, vi ricordo di seguirmi su Instagram, su Twitch e su YouTube come Kings Live Corporation. E pertanto ci rivediamo dopo, ovvero adesso.